Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare di Shiba Inu, ma prima di tutto ciò vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, per quanto riguarda questa settimana, Shiba diciamo che un pochettino è salito di prezzo, ma giustamente siamo sempre sotto la soglia minima. Questo perché è dovuto anche e soprattutto al Bitcoin che sta a 38.000 euro. Però diciamo che inizio gennaio c'è stato, soprattutto DoggyDao sta andando bene ovviamente, ma purtroppo, visto che il mercato è giù, giustamente non c'è stato quel pump che tutti noi aspettavamo. Però non c'è nessun problema, aspettiamo, tanto il mercato risalirà. C'è un'altra cosa che praticamente io, come ho sempre detto, che CoinMarketCap praticamente fa solamente danni. No, vabbè, danni no, però giustamente fa certe, non lo so. Sembra proprio contro Shiba, però non voglio pensare né male né niente. Però giustamente io già, siccome ho visto che certe monete venivano bruciate, puntualmente questo numero non va a scendere. Ovviamente stiamo parlando da più di 3 mesi a questa parte, e 3 mesi a questa parte ovviamente non è che per forza devi cacciare il 5 proprio qui. Però giustamente i numeri di qua, puntualmente con tutti i burn party che ci sono stati e che hanno confermato al 100%, ragazzi. Cioè, è quella cosa, hanno confermato al 100% e puntualmente non hanno mai aggiornato la circolazione delle monete. Poi, puntualmente, ora è uscita un'altra notizia che giustamente ai fan di Shiba Inu, soprattutto i possessori di Shiba Inu, ovviamente ha fatto storcere un pochettino il naso. Questo perché? Perché praticamente, tralasciando il fattore che tra poco arriviamo direttamente a quello che è successo, parliamo prima un po' in generale di Shiba Inu. Giustamente ora ci sarà il burn party, se non sbaglio è iniziato proprio ieri, dove praticamente burn party sarebbe che arriva fino al 14 di febbraio, ma praticamente vanno a vendere del merchandising di Shiba Inu e puntualmente, cioè tipo il 100% di guadagno, l'80% che fa? Viene praticamente preso e vanno direttamente a bruciare le monete. Ovviamente solamente con l'80% di guadagno, l'altro 20% giustamente si devono ripagare quello che fanno. E praticamente fino al 14 di febbraio giustamente sarà così. Vi lascio il link in descrizione dove praticamente c'è la notizia vera e propria. Poi ovviamente parliamo anche di PlaySide, che tra un po' uscirà il gioco ufficiale di Shiba Inu, il Metaverse o il Mobile, ovviamente con tutti gli NFT e via dicendo, c'è veramente di tutto all'interno di questo gioco, speriamo che sarà una bomba. Poi un altro fattore fondamentale è che a marzo ci sarà ufficialità al 100%, non che già ora non c'è, c'è al 100% già da ora, ma Shiba Inu praticamente è il partner ufficiale da AMC, insieme al Dogecoin. AMC praticamente è un'azienda importante per quanto riguarda il cinema, cinematografica, quindi è l'azienda più importante cinematografica, e puntualmente ha accettato Shiba Inu come metodo di pagamento. Poi, ovviamente, ci sono veramente tantissime notizie che possono fare bene al futuro di Shiba Inu. Il video di oggi però non è per una notizia che farà bene a Shiba Inu, perché giustamente CoinMarketCap per tutti noi diciamo che è un punto di riferimento. Diciamo che c'è CoinMarketCap e CoinGecko che sono simili, ma puntualmente servono per supervisionare le criptovalute. Giustamente in questo periodo tante persone ci hanno fatto caso, io fino ad oggi non ci ho mai fatto caso, ma sono andato praticamente al contratto. Sapevo tutti che con Ethereum e molto probabilmente nel futuro prossimo ci sarà lo Shibarium, quindi non sarà più con Ethereum. Ethereum, ripeto, ha dei gas veramente costosi, delle transizioni veramente co costose, e puntualmente hanno creato proprio lo Shibarium
per far risparmiare sia il gas, che ripeto, Ethereum è uno dei più costosi, ma giustamente solo ed esclusivamente di Shiba Inu e le altre monete che possiede Shiba. Ma andiamo al contratto, qui vi faccio vedere, qua c'è Ethereum, clicco qua, ci sono praticamente altri tre indirizzi. Allora, qui che cosa sono? Binance Smart Chain, Solana e Terra. Praticamente anche Shiba Inu si è lamentata di tutto questo perché ovviamente sono solo ed esclusivamente indirizzi di portafogli fake, dove praticamente, così c'è scritto anche su Twitter, dappertutto ragazzi, questa notizia è ormai, la sanno tutti quanti, che puntualmente loro vanno su MetaMask, ad esempio io qui c'ho MetaMask, vado, clicco qua, aggiungo l'indirizzo tramite Binance Smart Chain, metto questo indirizzo qui, il codice, e puntualmente mando dei soldi. Io sono convinto di acquistare Shiba Inu, ma non è così. La stessa cosa capita con Solana, la stessa cosa capita anche con Terra. Quindi, parliamoci chiaro, CoinMarketCap non solo non dà un occhio di riguardo per quanto riguarda le top monete. Capisco che ce ne sono veramente miliardi, capisco tutto, ma giustamente andare proprio a prendere una moneta che è nella top 14, top 15 e dare un indirizzo sbagliato, cioè per me proprio stanno sbagliando completamente il proprio lavoro. Giustamente certe persone hanno perso dei soldi per colpa di CoinMarketCap, giustamente certe persone sono addirittura incazzate con CoinMarketCap perché hanno perso i soldi che dovevano investire per Shiba Inu, perché quei soldi non li darà mai più nessuno. Guardate quante cripto ci sono su CoinMarketCap, 9105. Giustamente vanno, capisco tutte queste che per carità divina, certe non le conoscono, cioè non lo sanno manco i loro proprietari che funzione hanno queste monete. Arriva praticamente alla prima pagina CoinMarketCap e puntualmente si fanno prendere in giro così. Purtroppo mi dispiace per CoinMarketCap perché secondo me sta perdendo veramente, veramente credibilità con questa cosa. E mi raccomando ragazzi, se dovete acquistare Shiba Inu in questo caso non cliccate proprio qui, andate su casomai un exchange vero e proprio ad acquistarlo, non lo fate tramite MetaMask, ovviamente questo qui è il contratto sicuro, ma questi qua no, ragazzi. Quindi mi raccomando, state attenti per quando acquistate criptovalute, soprattutto su CoinMarketCap, dove praticamente ci sono veramente tantissimi indirizzi e puntualmente avete preso quello fake e quindi avete perso dei soldi. Mi dispiace per CoinMarketCap, ma purtroppo devono dare un occhio di riguardo in più perché non è un errore che possono permettersi. E voi che cosa ne pensate, ragazzi? Io purtroppo ci sono rimasto un pochettino perché giustamente è un sito veramente importante dove date un'occhiata a tutti quanti per le monete, quello che fanno, se scendono, salgono, dicono e fanno e puntualmente si perdono in queste cazzate, non va bene. Voi che cosa ne pensate? Io ragazzi vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto.